L'azienda agricola dell'EM nasce dalla passione dei proprietari Maria e Filippo Rissi. Negli anni le soddisfazioni come allevatori non sono mancate. Nel 1991 Birra Scura vince il campionato dei 5 anni e il trofeo a Verona. Nel 2002 Guendalina vince il campionato dei 4 anni, oltre a numerosi piazzamenti nei campionati di Tuberose. Vittoria nei circoscrizionali con Mago Merlin e Tabeta, la Maluschi. Vittoria in Gran Premi in Italia e all'estero, finalisti all'Anneken. La filosofia dell'allevamento è quello di mettere in razza solo fattrici performer, sane e con buon carattere e con un'ottima attitudine al salto. L'obiettivo è quello di allevare cavalli olimpici. Liberty First, Bookman's Looping e la Cota sono i tre stalloni su cui punta l'allevamento. First, importato in Italia alla fine dei 5 anni, è stato finalista nei circuiti d'eccellenza d'este anni. Montato da Filippo Rizzi, risultato uno dei migliori giovani stalloni performer importati in Italia. Nel 2004 ha continuato la sua brillante carriera sportiva, ottenendo vittorie e piazzamenti in categorie alte e in Gran Premio, nei nazionali e negli internazionali ai quali ha preso parte. Bookman's Looping rappresenta un sicuro tramite perché è interessato alle monte di qualità del grandissimo puro sangue Lady Killer. I suoi figli rappresentano il modello Holstein moderno con un'enorme dinamicità e ampiezza di movimenti, buon carattere e ottima cavalcabilità, oltre ad una spiccata propensione per il salto, come stanno già dimostrando i figli presenti in Germania e in Italia. Cota è approvato in Italia, arrivando settimo al Performance Test 2006, contributo a Unire, è entrato in razza nel 2006.